Benvenuti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Ferrara. È un corso che appartiene alla Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione. Il vostro, ragazzi, è un corso di laurea europeo. Questo significa che il titolo conseguito sarà riconosciuto in tutta Europa. Verrete formati da docenti qualificati che fin dal primo anno coniugheranno le materie precliniche con quelle clinico-assistenziali. In quest'ottica sarà prioritario vedere il trasferimento delle nuove conoscenze, frutto di un'attività di ricerca d'avanguardia dei vostri docenti, all'assistenza. Per il corso di studi di medicina e chirurgia, i laboratori di ricerca di base, ricerca preclinica, sono fondamentali. Questo è un esempio tipico di laboratorio di ricerca preclinica avanzato. La ricerca preclinica, chiamata anche ricerca di base, è una ricerca fondamentale. È stato dimostrato infatti che ci si cura meglio dove si fa la ricerca migliore. Noi qui facciamo ricerche in collaborazione con i nostri clinici, con un continuo passaggio di conoscenze dalla clinica al laboratorio e dal laboratorio alla clinica. Filo conduttore del processo formativo saranno temi legati alla prevenzione e alla personalizzazione delle cure, partendo dalle differenze di sesso e genere. La metodologia didattica del corso prevede l'impiego delle più avanzate tecnologie multimediali. Questo vi sarà di grande aiuto per meglio comprendere ed approfondire i contenuti trattati dalle diverse discipline secondo un progetto pedagogico ben definito. Uno dei principali problemi che hanno gli studenti di medicina è il trasferimento delle conoscenze teoriche alla pratica assistenziale. Per questa ragione, l'Università di Ferrara vi consente di partecipare ad attività cliniche in reparto. In molti corsi i docenti introducono casi clinici, prima virtuali, fin dal primo anno, e poi reali, nel secondo triennio, per mettere fattivamente la teoria in pratica anche attraverso la gestione di casi clinici simulati nel laboratorio di High Fidelity Simulation. In questi ultimi anni abbiamo fatto delle riforme innovative, introducendo con dei crediti appositi nel percorso di formazione importanti argomenti, come le cure palliative e la terapia del dolore. Abbiamo un'importante area medica e chirurgica dove svolgerete i tirocini pratici valutativi che vi abbreviano il percorso abilitante. L'Università di Ferrara si è dotata da molti anni di un laboratorio di simulazione. Questo laboratorio di simulazione ha eminentemente uno scopo molto pratico, che è quello di trasferire la teoria nella pratica. Voi durante gli anni di medicina studierete molto e imparerete tanto dai libri, ma probabilmente vi mancherà la capacità di trasferire tutto quello che avete imparato sul paziente. Il laboratorio di simulazione ha tanti manichini diversi che sono in grado di simulare delle situazioni esattamente uguali a quelle che avvengono nel paziente. Il grande vantaggio di avere questi manichini è che voi possiate commettere nella gestione del caso clinico che va dalla diagnosi fino alla terapia degli errori. Gli errori saranno sul manichino e non sul paziente e questo vi aiuterà moltissimo a gestire nella vita reale poi dei pazienti, perché questo tipo di metodica di apprendimento è quella migliore per realizzare una completa formazione medica. Vorrei anche sottolineare che i manichini non servono soltanto per la gestione dell'urgenza e emergenza, cosa che potrebbe essere facilmente intuibile, ma servono anche per gestire e curare pazienti con patologie croniche. Non dimenticando mai un aspetto estremamente rilevante che al giorno d'oggi deve essere bagaglio culturale di ogni studente che si laurea in medicina, cioè ad esempio il grosso problema della terapia del dolore. Il dolore va conosciuto, va trattato, ne va conosciuta la fisiopatologia e quindi di conseguenza la terapia. A partire dal quarto anno di corso avrete la possibilità di frequentare i reparti medici dell'azienda ospedaliera universitaria, imparando dapprima la semeiotica e la raccolta dell'anamnesi, che sono gli elementi fondamentali della visita medica tradizionale.
Successivamente frequenterete i reparti specialistici, come per esempio la cardiologia, la nefrologia, la neurologia e l'endocrinologia, conoscendo quelle che sono le peculiarità di queste specialità mediche. Infine, nel corso del quinto e sesto anno, avrete modo di frequentare le cliniche mediche e la geriatria, dove vedrete i pazienti più complessi, perché affetti da più patologie contemporaneamente e da politerapia, e che richiedono quindi un ragionamento clinico più articolato. In quest'ambito avrete modo anche di conoscere la terapia del dolore e le cure palliative, che rappresentano elementi fondamentali e imprescindibili per una medicina moderna, sia da un punto di vista tecnico che umano. Questa è una delle degenze del Dipartimento Chirurgico Interaziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, dove sono prevalentemente ricoverati pazienti con patologie oncologiche complesse, importanti e anche di pertinenza vascolare. I medici che voi troverete durante il vostro periodo di frequenza sono colleghi preparati che vi renderanno la vostra preparazione adeguata ad affrontare una vita professionale adeguatamente formati. Il corso di laurea in medicina e chirurgia afferisce alla facoltà di medicina, farmacia e prevenzione, che coordina le attività didattiche dei dipartimenti di area medica, biologica e chimico-farmaceutica. Abbiamo voluto inserire nel nome della facoltà la parola prevenzione, per indicare la volontà di insegnare ai nostri studenti non solo a curare le persone che si rivolgono a noi negli ospedali, ma anche a svolgere delle attività di prevenzione in modo tale che le persone non si ammalino. La diagnostica per immagini è una disciplina medica che si occupa non solo della diagnosi delle principali malattie del corpo umano utilizzando apparecchiature più o meno pesanti come radiologia tradizionale, ecografia, tomografia computerizzata e risonanza magnetica, ma anche della terapia di alcune malattie nella sua branca radiologia interventistica, utilizzando proprio come guida all'intervento queste tecniche. Inoltre, abbiamo introdotto nei vari anni le Medical Humanities, che rafforzano l'obiettivo della promozione di un atteggiamento autenticamente centrato sul paziente e di un processo di umanizzazione della pratica medica che coniuga anche i temi eticamente sensibili alla conoscenza della letteratura internazionale. La medicina è una disciplina assai complessa sia da un punto di vista concettuale ma anche dal punto di vista pratico, perché va a interagire con esseri umani, segnatamente con pazienti che hanno una certa patologia. I pazienti hanno una loro storia, una loro vita, delle loro credenze, e questo rende il tutto estremamente complesso. All'interno del corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara si sono istituiti dei corsi denominati Medical Humanities, che intendono offrire allo studente quelle competenze necessarie da un lato per capire la propria disciplina da un punto di vista fondativo e dall'altro per accumulare esperienze e competenze per poter affrontare il paziente da un punto di vista esistenziale e da un punto di vista etico, in modo da metterlo al centro della sua attività. Io sono una studentessa del sesto anno e tra poche settimane mi laureo. Ho scelto di studiare medicina qui su consiglio di un amico e se tornassi indietro rifarei sicuramente la stessa scelta. Innanzitutto perché Ferrara è una città carinissima, a misura di studente e vivibile, tanto che il mio desiderio è quello di proseguire la mia vita e intraprendere la mia carriera qui. Inoltre i docenti sono disponibili e competenti e ci permettono di frequentare il reparto, cosa che fa venire sempre più voglia di vedere, di toccare con mano e di imparare questo bellissimo e affascinante mestiere. Dal primo al sesto anno lo studente partecipa ad un percorso attraverso il quale acquisisce la consapevolezza che curare e prendersi cura dei pazienti è una missione che deve essere alimentata da studio, passione e comprensione per l'altrui sofferenza.